Ciao a tutti, io sono Giorgia e come molti di voi sono a casa. In questo video vi guiderò attraverso semplici regole o consigli, importanti ma anche divertenti, per rendere migliore il tempo passato insieme al nostro cane. Una cosa che non deve mai mancare ai nostri cani in questi giorni è la loro dose giornaliera di pappa, quindi sia le crocchette sia la carne, e adesso che abbiamo più tempo per cucinare, anche sì, a diete casalinghe. Teniamo conto che però anche loro si muovono meno e possono avere la tendenza a ingrassare, quindi facciamo attenzione alle porzioni. Inoltre vorrei ricordarvi che è possibile portare a passeggio i nostri cani nei pressi della nostra abitazione per permettere loro di fare i loro bisogni, che mi raccomando vanno sempre raccolti e mai lasciati. Ed è importantissimo al rientro della nostra passeggiata pulire le zampe del cane. Cosa possiamo utilizzare? Utilizziamo della schiuma che possiamo trovare in qualsiasi negozio di animali e dello Scottex. Prendiamo un pezzo di Scottex. Se il cane non è molto convinto, possiamo utilizzare del cibo per convincerlo. Molto brava. Un'altra cosa importantissima per l'igiene del nostro cane è la spazzolatura. Questo perché, soprattutto in questo periodo, molti cani stanno cambiando il pelo, stanno facendo la muta e quindi perdono moltissimo pelo. Lei, ad esempio, è un cane che ne perde tantissimo. E quindi spazzolarli serve a mantenere puliti loro e a mantenere pulita casa ed evitare gli accumuli di pelo negli angoli. Oltre a tutte le cose che abbiamo già visto, che sono fondamentali per il nostro cane, un'altra cosa molto importante è passare del tempo con lui. L'importante è che non sia del tempo vuoto, ma del tempo di qualità. Quindi andremo a vedere insieme delle attività che io svolgerò in giardino, ma che si possono tranquillamente replicare in casa se non abbiamo la possibilità di stare all'esterno, e che aiuteranno il nostro cane a scaricarsi, a stancarsi, a divertirsi e a soffrire un po' meno la reclusione. La prima regola è giocare insieme a loro col loro gioco preferito. Birba, prendi! La cosa che stanca maggiormente il cane è utilizzare l'olfatto, che è il loro senso più sviluppato. Per fare questo gioco utilizzeremo tre bicchieri e dei bocconcini che andremo a nascondere sotto e che il cane con l'utilizzo del naso andrà a trovare. Kira, cerca! L'esercizio che andremo a fare ora è un esercizio che stancherà il cane fisicamente e mentalmente. Possiamo riprodurlo in casa con qualsiasi altro oggetto al quale girare intorno e un po' di spazio dove il cane possa muoversi. Prendi? Piede. Gira. Molto bravo. Brava. Piede. Gira. Brava, amore. All'inizio possiamo utilizzare un bocconcino per aiutare il cane a girare intorno all'ostacolo, in questo modo. Molto brava. Fare questo gioco ci servirà una bottiglia bucata con una forbice, uno stecchino e dei bocconcini nascosti all'interno. Il cane farà ruotare la bottiglia e far uscire i bocconcini. All'inizio possiamo aiutarlo, ovviamente. Ultima regola, dormire. Inoltre, la vitamina D è utilissima per il nostro sistema immunitario e quindi anche i cani, come noi, non si fanno assolutamente mancare l'occasione di una pennichella al sole per rigenerarsi. Non dimentichiamoci poi, dopo aver fatto tutto il necessario per mantenere i nostri cani sani, belli, in forma e divertiti, una bella razione di coccole.
Vorrei infine ricordare che i cani non possono contrarre o trasmettere il virus, quindi diciamo forte tutti insieme no all'abbandono. L'unico posto dove devono stare i cani in questo momento è accanto a noi. Sperando che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto anche un po' divertire, vi mando un bacio. Saluti anche da Zeus.